avete pagato il matrimonio o no? Allora, il pranzo del matrimonio? Un attimo, senza agitazione, perché io sono tornata ieri altro dalla Bulgaria. Questo io pranzo l'ha pagato o no, attimo, signora? No, il pranzo? Non l'ho pagato. Non l'ha pagato. No. Sono 6.000 euro, signora, che non l'ha pagato. Guardi. Ha fatto un matrimonio. Io non ne ho sbagliato. Io sono partito e tutte le cose, però se non c'erano gli euro, cosa pago? Ho capito, ma il matrimonio era il suo. Non vado mica a battere come le donne. Di qualcun altro. Loro sono Evelyn e Pier Giorgio Cecchetti, i furbetti sposi. 4 mesi fa hanno celebrato il loro matrimonio a Nova Feltria, in provincia di Rimini. Tutto in grande stile, dai fiori al ristorante. Peccato che poi non abbiano mai pagato il conto. Sì, abbiamo allestito la chiesa, la macchina, il ristorante. Tutte queste cose qua, abbiamo quasi messo 800-900 steli di rose rosse di alta qualità di questa roba qui, diciamo di una spesa molto complessiva. Fattura di? Per un importo siamo sui 2004-2005. Quindi ancora 1000 euro più o meno le deve dare. Sì, sì. È andata peggio al ristoratore che ha preparato il pranzo. Gli sposi erano posizionati in tavolo in quella posizione e poi qua c'erano tutti tavole da 10-12 per tutti i commensali. Lui non ha visto nemmeno un euro e ha deciso di denunciare i novelli sposi. Patuito era quello che è stato fatturato, e circa sui 6.000 euro, danno sui 10.000 euro tra tutto. Quello che non è stato incassato per il pranzo e quello che è stato perso per la serata del sabato. Insomma, matrimonio consumato, pranzo non pagato. La sala è stata liberata, è stata liberata, ma lui l'aveva chiusa pure per il sabato sera. Anche questo. Tutto questo casino, no? Ma era il giorno più bello della sua vita. Ma sì, ma certo. Cioè, sono 6.000 euro. Il pasto l'avete consumato? Non tutto. Voi la festa, vabbè, signora, voi la festa l'avete fatta. L'abbiamo fatta, non tutto. Non tutto. Sta aspettando questi soldi. Ecco. È stato un po' scorretto da parte vostra, signora. Sì, questo sì, ha ragione. La prossima volta che fate una festa, un altro matrimonio, allora sposo lei. Prendete prima i soldini e poi dovete a pagare e poi mangiate. Guarda, che soldini ci sono.